Siamo al CITEC di Carrara, la fiera delle tecnologie, dell'avanguardia tecnologica applicata al mondo del mare e della nautica, e in particolare il perché della nostra visita, la presenza di un'azienda elbana di eccellenza nel settore della microelettronica applicata appunto alla nautica. Andiamo a vedere. Sono stati migliaia in questo weekend i visitatori per CITEC, con 626 marchi presenti fra gli espositori, fra cui 407 italiani e 219 stranieri, con prevalenza di inglesi, tedeschi, francesi, olandesi, americani e svedesi. Eccoci allora nello stand di eLife International, tecnologia italiana, anzi elbana, sulla cresta dell'onda. Ne parliamo con Roberto Barbieri. È il secondo anno che siete presenti in questo contenitore super tecnologico. Perché? Che significato ha tutto questo e soprattutto come sta andando? Ma direi che il significato di questa presenza è dovuto alla volontà di promuovere il nostro marchio e promuovere anche l'Isola d'Elba, perché io sono un milanese che si è innamorato dell'Elba, ormai sono 13 anni che ci sono, e la fiera di Carrara è la fiera più adatta al nostro percorso, passaggio dall'automazione industriale alla nautica. Questa fiera è la fiera della tecnologia nautica, quindi noi siamo presenti più che altro per promuovere le novità che stiamo studiando. Che cos'è che le chiedono maggiormente i visitatori del suo stand? Diciamo che sono attratti sia dal, come detto prima, dalla motorizzazione elettrica, che dal prodotto di punta che è il caricabatterie. Un caricabatterie che abbiamo studiato particolarmente innovativo, ovvero nel settore marino silenzioso, perché è la caratteristica che viene più apprezzata nell'ambito navale, ovvero il silenzio a bordo. È chiaro che in un ambiente come questo, e voi lo dimostrate con il secondo anno consecutivo della vostra esperienza, non ci si può fermare. Chi si ferma è perduto, probabilmente è il motto, e si guarda continuamente in avanti. Qual è quindi e quale sarà, questa è la domanda importante, il vostro cavallo di battaglia per il futuro, per restare competitivi in questo settore in continua espansione e continua soprattutto evoluzione? L'ambizione nostra è quella di portare il nostro nome associato all'Isola d'Elba, che io amo profondamente, nel mondo, quindi di far diventare la nostra società un punto di riferimento per l'elettronica e di conseguenza promuovere l'isola che ci ospita.